Appassionati di calcio, buon pomeriggio dal Ravaschieri di Rocca Piemonte. Stanno facendo il loro ingresso in campo la rappresentativa LND Under 15 e la Casertana. Palla in area di rigore, attenzione! La conclusione con l'uscita del portiere. Ci ha provato ancora una volta Daniele Lulai, Under 15 della LND. E la Casertana per la terza e ultima giornata con le due squadre che non hanno nulla da chiedere per la classifica, perché l'under 15 della... Attenzione qui, illusione del gol. Va il capitano. Calcia in porta! Non trova lo specchio però. Parte Baiesi col mancino. Schiedo. Come detto però sbaglia qui il passaggio, innesca la ripartenza della rappresentativa LND. Attenzione. Cerca di fare tutto da solo, poi il destro sul fondo con l'esterno. Ci ha provato Andrea Montina. Il tocco all'indietro, attenzione, il mancino alto. Che occasione qui per Paolo Cicconetti. Con il duplice fischio che arriva adesso. Le due squadre vanno a riposo con il punteggio di 0-0 nel primo tempo. Mentre c'è questa palla recuperata splendidamente da Bignamini che cerca di allungare la falcata. Arriva Versano, tutto regolare, palla in area di rigore, la finta e poi il gol! Proprio del nuovo entrato Gabriele Fogli, che è andato a dribblare il portiere e a metterla in fondo al sacco per l'1-0 della LND dopo 5 minuti e 30 secondi. L'abbraccio con i compagni, la rivediamo con... questa iniziativa, il passaggio filtrante, il dribbling sul portiere, la palla in porta per il gol dell'1-0. Palla dentro, ancora con il destro! La grande conclusione. Riparte la Under 15 della LND, la verticalizzazione splendida, posizione regolare con il tocco sotto che non riesce. Però di Gabriele Fogli, l'uscita di Schiedo. Insiste la Casertana. Cross in area di rigore con l'indecisione qui e il gol del pareggio da parte della Casertana. Errore del portiere con la rete. Del numero 3. Dunque il gol di Francesco Incarnato. La rivediamo con questo bel dialogo. Il cross e qui clamorosa indecisione però da parte dell'estremo difensore Ceccarelli, che ha perso completamente il contatto col pallone. Pronto Incarnato a crederci, a trovare il gol dell'1-1. Il cross, il sinistro sul fondo, ci ha provato il numero 8 Marco Colugnat. Soltanto per un attimo Benedetti, di nuovo di Cicco in avanti, posizione regolare, attenzione, sinistro. Tra le braccia di Ceccarelli, proprio dell'autore del gol Incarnato. Attenzione qui, calcio di rigore, incredibile. Calcio di rigore con l'intervento di mano per il direttore di gara. Incredibile epilogo dunque per la possibilità della rappresentativa LND di sfruttare adesso il penalty per riportarsi in vantaggio. Un po' di proteste da parte della Casertana. Il capitano dice guarda che ha toccato prima il piede e poi la mano. Io no. Vediamo se riusciamo a rimandarlo ancora un'altra volta al volo con il replay dalla regia di Salvatore Scarano. C'è ancora il tempo. Non riesco francamente ad avere un'idea precisa del fallo in area di rigore anche dal replay. Calcio di rigore e va proprio a Versano Stefano sul punto di battuta. Siamo già al 33esimo e 30. Parte Aversano, destro, rete! 2-1 per la rappresentativa della Under 15 LND, con l'abbraccio di tutta la panchina, di tutti i compagni ad Aversano, perché potrebbe essere il gol della vittoria, della terza vittoria. Triplice fischio di chiusura
qui al Ravaschieri di Rocca Piemonte con la rappresentativa della LND Nazionale Under 15, e batte la Casertana 2-1.